Mezzanotte 29, buonasera, edizione breve del nostro telegiornale per dare spazio al film. Terrore a Londra e Parigi, colpite da due attacchi nella capitale britannica. Ieri notte un furgone ha travolto un gruppo di fedeli musulmani all'uscita da una moschea. Il bilancio è di una vittima e 8 feriti. Arrestato l'attentatore, un cittadino britannico di 47 anni. A Parigi invece un uomo al volante di un'auto si è diretto contro un furgone della polizia sugli Champs-Élysées. Il veicolo, all'interno del quale sono state ritrovate bombole di gas ed esplosivo, avrebbe preso fuoco dopo l'urto contro la camionetta delle forze dell'ordine. L'azione, conclusa con la morte dell'attentatore, armato e conosciuto dall'intelligence, si è svolta vicino all'Eliseo, dove questa sera il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto per una cena ufficiale il re di Giordania, Abdallah II. La politica italiana adesso cresce lo scontro su Consip. Articolo 1 MDP presenta una mozione che chiede la sospensione delle deleghe al ministro Lotti e la revoca dell'incarico dell'amministratore delegato Marroni. Mozione che si aggiunge alle altre sulle quali ci sarà battaglia domani in Senato. Il presidente Grasso deciderà se votare o meno. Sentiamo. Se la determinazione dell'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, a non dimettersi nonostante il pressing anche del governo era già chiara, in tarda serata conferma arriva la notizia che lo stesso AD ha convocato l'assemblea degli azionisti per il 27 giugno. All'ordine del giorno proprio il rinnovo del CDA dopo le dimissioni del presidente Luigi Ferrara, indagato per false comunicazioni all'autorità giudiziaria, e della consigliera Maria Laura Ferrigno. La decisione di Marroni è un atto dovuto. Dopo la rinuncia del presidente di un membro del CDA, tocca a lui infatti indire l'assemblea dei soci. La risolutezza di Marrone di certo non contribuirà a rendere meno tesa la giornata politica di domani al Senato, dove si andrà quasi inevitabilmente allo scontro sulle 6 mozioni presentate. Tutte quelle delle opposizioni, tranne la mozione della Lega, che anzi impegna il governo a non fare pressioni su Marroni perché si dimetta, hanno come obiettivo l'azzeramento del vertice di Consip. Mentre quella della maggioranza impegna il governo a provvedere in tempi celeri e solleciti al rinnovo dei vertici. Toccherà al presidente del Senato, Pietro Grasso, decidere come se procedere a discutere le mozioni. È molto probabile comunque, vista la determinazione delle opposizioni, che in aula si vivrà un'altra giornata molto tesa. Ha preso il via ad un anno dal referendum il negoziato tra Unione Europea e Gran Bretagna per la Brexit, una corsa contro il tempo per chiudere le trattative entro l'ottobre 2018. Questa prima sessione è stata importante, utile per iniziare col piede giusto mentre l'orologio corre. Abbiamo concordato su date, organizzazione e priorità per il negoziato, così il capo negoziatore UE Michel Barnier al termine della prima maratona negoziale. Le cifre che la Gran Bretagna dovrà versare all'Europa si aggirano sui 60-100 miliardi di euro. L'abbattimento di un jet siriano da parte delle forze degli Stati Uniti innesca un nuovo contenzioso con la Russia. Immediata la reazione del Ministero della Difesa russo. Qualunque oggetto aereo, inclusi i jet e i droni della coalizione internazionale, identificato a ovest dell'Eufrate, sarà seguito dai mezzi antiaerei russi, sia terrestri sia aerei, come bersaglio nelle aree in cui l'aviazione russa è in missione di combattimento nei cieli siriani. Mosca ha inoltre sospeso l'intesa con gli Stati Uniti sulla sicurezza dei voli. In Portogallo, primo dei 3 giorni di lutto nazionale indetto per le 62 vittime del gigantesco incendio scoppiato a Pedrogão Grande, nel centro del paese. Le fiamme continuano ad impegnare migliaia di vigili del fuoco, aiutati anche da pompieri arrivati da Spagna e Francia, paesi che con l'Italia hanno inviato anche i Canadair. L'incendio continua ad essere pericoloso in almeno 4 punti e una gigantesca nuvola rende difficile il lavoro dei mezzi aerei. Negli ospedali ci sono almeno 60 feriti, la maggior parte, come nel caso dei 62 morti, sono rimasti intrappolati nelle auto lungo la strada che non era stata chiusa al traffico ed è stata devastata dalle fiamme. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domani alle 7 con la nostra rassegna stampa. Vi lascio al secondo tempo del film. Buon proseguimento.